Ciao raga, buonasera! Allora, parlo un po' così perché, come sapete, mi sono tolta il dente qua dietro e quindi sono tutta così. Un po'. Faccio proprio fatica a muovere la mandibola, Non però c'è già. da Ecco, parlare, parli sempre. già parlo. Saba si aspettava almeno un giorno di relax, invece no. Non è questo, non è fattibile. Comunque, allora, perché faccio questo video? Perché. Perché mi ti hai chiesto di farmi fare un video, di fai fare un video dove ero schiavo. Ma no. Uguale. Ma cosa dici? Avete sentito cosa dici? No, allora è vero, qualcuno di voi ci ha chiesto di fare un video dove uno di loro fa il mio schiavo per 24 ore, ma non per Va forza Saba. bene. Vabbè, allora, in realtà questo video lo faccio perché poche ore fa vi ho detto che vi avrei, aspettate, facciamo così, il bello della diretta, che vi avrei dato degli aggiornamenti in più su quando si farà il gender reveal, su come faremo la festa, su come sarà impostata, su, insomma, su tutto. Allora, da dove parto? Allora, aspettate, parto da questa cosa, ve la faccio vedere. Allora, parto di qua. Sarebbe la camera vecchia di Ale. Non guardate i muri perché c'erano praticamente dei pannelli di polistirolo. Abbiamo tolto tutto, quindi sembra sporco, in realtà è la colla del pannello. E stiamo praticamente cioè, rifacendo la cameretta d'Ale. La faremo poi solo Ale, ma la faremo anche Thomas e Mattias di là. E Ale ha scelto di fare un colore in questa parete, in quella parete, che adesso non vi sveleremo, ma vi sveleremo quando sarà il momento. Eccolo Ale con la berretta in casa, non ti smentire mai, mi raccomando. Dillo però perché porti la berretta, perché sennò può sembrare una cosa strana. Era fuori in realtà e dice che sembra tutto spettinato. E comunque, niente, ha scelto un colore che faremo lì. Quindi stiamo un po' ristrutturando questa casa. Piano, lo so. Occhio che non qualcuno non ci metta un piede Lo so. dentro. No, 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 stiamo cercando Anche di mangiare. Ale sta dando una mano. Anche loro, vedete, in quella parete lì faranno un colore. No. Invece lì ci sono i pannellini che poi abbiamo tolto da Ale per quello che c'è tutto quel caos. E poi, cosa importante, ci state chiedendo dove farete dormire il nuovo bambino o bambina? Allora, noi faremo questa cosa qui. Praticamente qui, aspettate, questa è una cucina che è inutilizzata, cioè noi non la usiamo più perché abbiamo un'altra cucina e in questo spazio qui dove ora c'è questa cucina verrà smontato tutto, abbiamo già iniziato a fare un po' di casino, ora come vedete ci dorme Joy e faremo la cameretta nuova, una cameretta in più, per fortuna c'è questo spazio, noi in teoria qua volevamo farci un bagno, ma insomma ora faremo la cameretta. E niente, questo è per tenervi aggiornato su come, visto che in tanti ci chiedete come farete, dove lo metterete, con chi dormirà. Vedremo perché poi se ho una femminuccia mi divertirò anche a fare finalmente delle pareti un po' colorate di rosa. Se non sarà una femminuccia, però è piccolino, quindi mi divertirò lo stesso a mettere un po' di colore, di qualcosa di carino lo stesso. E niente, quindi a questo punto parliamo del gender reveal. Allora, la festa la faremo tra di noi, quindi sarà una cosa abbastanza intima, però la condivideremo con tutti. La faremo il 5 di febbraio, domenica 5, quindi tra pochissimi giorni. E niente, la faremo in questa sala. Abbiamo preso una sala privata dove ci saremo noi, la nonna, il nonno. La zia, la mia È più scuro nipotina, perché sì. Oh. Guarda, i come parenti, sono nato cioè lento, proprio più stretti stretti, no? la mia migliore amica da una vita, che è No, anche casi come se fosse miei, mia sorella, quindi anche la zia casi loro, e il migliore amico di Saba, amici proprio anche miei, cioè che amo da morire. E niente, quindi questo faremo. Abbiamo pensato
di fare, guardate, vi faccio vedere questa cosa, però non posso, aspettate. No dai, non posso non farvi vedere questa cosa slimosa. È fighissima, è soddisfacente. Ma questa è la scopa bella coi cuori. Ma dai, potevi prendere, c'era l'altra vecchia, mi avrai preso quella con i cuori. Prima. Prima se ne avevi bisogno. No, io non ci credo. Mentre che so prima. Questo è il colore della parete, quindi l'abbiamo svelato. Non è vero? Eh sì. Cioè. Vabbè. Vi piace? Un verde bosco. Allora, dicevo, abbiamo fatto. Abbiamo avuto idea di sviluppare così il gender reveal. Allora, abbiamo preso un pallone che sarà pieno di polvere, un pallone da calcio che sarà pieno di polvere azzurra o rosa. E visto che qui il calcio regna, abbiamo pensato di fare questa cosa. Poi ci saranno altri tre palloni più piccoli, vuoti ovviamente, e quindi vedremo chi calcerà il pallone colorato dei quattro, tra loro e Saba. E quindi verrà svelato così. Poi abbiamo fatto una torta con il nome del futuro o della futura bambino o bambina. Il nome non ve lo svelo, ve lo svelo solo ovviamente il giorno del gender reveal. Ci abbiamo messo una vita per scegliere, soprattutto quello da maschio, perché non ci trovavamo d'accordo. Ma proprio qui dietro a litigare? Ma non sto litigando, cioè io voglio passare. Fallo passare. Perché non ci trovavamo d'accordo sul nome del maschio. E quindi, insomma, è veramente stata un'impresa decidere questo nome, ragazzi. E la festa inizierà alle 4:30. Ora penso che sulle 18 faremo la rivelazione. E niente. Ovviamente, sicuramente, sarete avvisati. E se non faremo anche una live, può essere anche che faremo anche quella. Quindi, insomma, queste sono le informazioni di base. E niente. Dai! Io sono molto ansiosa, come ben sapete noi non sappiamo niente. Solo la ragazza del locale dove andremo a fare il gender reveal sa il sesso, quindi noi non sappiamo niente e non è stato facile questi 10 giorni, perché comunque non passavano più. Ora però manca praticamente meno di una settimana, quindi siamo tutti super super ansiosi. E contenti anche da una parte, così io posso iniziare a fare delle polpere. Cioè, sono già in pigiama praticamente, sono già mood dormire, e invece lui è qui. Sei pronta a fare una cameretta tutta rosea o tutta allora. O tutta blu? L'importante è che sia rosa. Tutta azzurra, eh? Rosa. E se non è rosa? Facciamo blu azzurra. Tutta azzurra! Facciamo blu azzurra. Datemi delle idee anche su come poterla fare. Allora, a me piacerebbe sfruttare questa zona qui, perché sarà l'unica parete vuota dove non posso mettere arredi, dove magari ci starà proprio solo, non so, una scrivania. Quindi questa zona qui mi piacerebbe renderla più carina possibile, quindi con un colore oppure con qualche, non lo so, disegno. Che ne so, datemi idee, spunti, perché ne ho davvero bisogno. Noi ci vediamo prestissimissimo, sicuramente con il video, quello tanto atteso, del gender reveal. E perché no, magari anche prima, se riesco a fare qualcosa dove vi faccio vedere i preparativi, dove vi faccio vedere proprio qualche cosa che ho comprato per fare il gender reveal a livello di abbigliamento, di cosine particolari, ve le faccio proprio vedere la prossima volta in un video. Dai, facciamo così, e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao.